Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con PC Building Simulator. Come sempre ringrazio i moderatori, le moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che iscrivete ai miei canali social. Vi ricordo come sempre che nella descrizione del video, oltre a trovare il link per seguire i miei canali social, troverete un link che vi permetterà di acquistare questo ed altri giochi scontati fino al 70%. Oltre, naturalmente, troverete il link per acquistare direttamente dal sito di Piani Bio. E poi naturalmente troverete un link per acquistare i prodotti Filmora. Willa, Gaia carissima, buon pomeriggio e buon inizio settimana. Una bella scoccatella di mari. Alla nostra Gaia! Mi raccomando, amici, andate a seguire la nostra mitica Gaia. Mi raccomando, attivate le notifiche, come dice il Morino, e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Cara Gaia, buon pomeriggio e buon inizio della settimana. Onore e piacere vederti, sentirti, insomma. Si è risolto quel problema, quella situazione dalle tue parti? Com'è andata? Quella cosa che avevi accennato a da Zapation. What is this? We win back. Ah, questo è il. This is. Replace PSU. Aia, spero sia qualcosa di risolvibile, insomma. Sicuramente sarà così, dai. C'è bisogno soltanto di fare un po' di qualche saltino in più, se così si può dire. Una bella scivolata. La nostra Gaia. Spero veramente di cuore che sia qualcosa di risolvibile, insomma. E che soprattutto che tu, diciamo così, non abbia fatto qualcosina di particolarmente birichino, se così si può dire. Vediamo, vediamo. Oh, pizza fritta, allora tu devi assolutamente venire a Napoli per la vera pizza fritta, quella buona. Ma la fanno un po' dappertutto, però a Napoli diciamo che è una specialità. Molto molto buona. Ma anche per soprattutto per i costi, perché costicchiano non poco. Sono veramente abbastanza altini i prezzi. Poi soprattutto di questi tempi qua, insomma, che se ne parla il maximum, non è proprio il massimo, però. Poi questa è un'esperienza che comunque ti farà bene, nel senso che ti permetterà di farti crescere a livello personale. Io ho avuto una bella e lunga esperienza
diciamo così, nella vita autonoma, e quindi so bene, diciamo che comporta anche qualche piccolo sacrificio, spirito di adattamento, perché ovviamente poi tutto quello che eri abituato a trovare già bello e fatto, poi devi anche costruirtelo, insomma, farlo da te. Allora, questo mi parla di pasta termoconduttiva, quindi poi andiamo a rimettere la pasta termica. Sì, più cooling. Comunque sì, effettivamente 800 sono tanti, tanti soldini. E diciamo che anche di questi tempi risulta anche complicata. Ci vuole un bel lavoro che permette di avere un bel margine di piccioli. Approfitto naturalmente per salutare e ringraziare Moreno per ieri, ringrazio Mister La Zappa Storta, Mister il nostro Aleasso, insomma, tutti coloro che ieri durante la live mi hanno tenuto compagnia. E approfitto anche per salutare e ringraziare tutti i canali che in questo momento stanno ospitando questa diretta, e saluto anche i vari gruppi Telegram. Allora, vediamo un attimo qua. Questo dice replace la PSU. Ok, quindi qua dobbiamo andare a sostituire l'alimentatore. E naturalmente, salam alek, pare che si dice così in arabo. Saluto naturalmente tutti gli amici del mio canale YouTube. Allora, stacchiamo questo. Nel frattempo, 600 massimo. Esatto, le bollette, le tasse, tutte queste cose qua che sfiancano completamente per riuscire a pagarle, e quindi di conseguenza è pure quello che diventa piuttosto stressante. Mi raccomando, amici, quando vi chiedono di pulire i case, che stanno veramente belli zuzzi zuzzi, prestate attenzione a pulire per bene, altrimenti quella briciola di polvere ovviamente vi terrà incollati. Allora, vediamo un attimo che cosa ci chiede questo. Allora, questo, perfetto. CPU overclocking. Ah, ecco, stiamo sbloccando la funzione che ci permetterà di fare l'overclocking. Mai fatto in vita mia, né sul mio PC fisico né su questi qui. Però ciò non ci toglierà, diciamo così, l'occasione per poterlo fare e provare. Allora, PSU, poi questo, queste pubblicità. Questo ci dice quello che abbiamo sbloccato, Ryzen 6 8 core, ok. Allora, missing part, qua cosa ci serve? Replace CPU e hard disk, ok, quindi facciamo un unico acquisto, quindi.
Mi sono già scordato. Ecco, andiamo qua, ma mi sono scordato. Allora, power supply 5,50, ok. Oh, si rompono sempre questi qua. Allora, ET550, ET Eco Tango 550, eccolo qua. Allora, mi serve uno di questo, poi quest'altro Cooler Master MV. Allora, andiamo in Power Supply MV 500 o 550? 5,50, ok. Quindi questo, poi la CPU hard disk. Uela, carissimo Moreno, buon pomeriggio a te e tanti auguri a Mister Moreno. Applausi, vai. Oggi il nostro Moreno compie gli anni e non si dice la data di Moreno. È segreto. Mi sa che questo essere lo devo eliminare. L'ho reinstallato un'altra volta, però ieri andava bene, oggi allora, lo rifacciamo alla nostra Gaia. Ma guarda, in realtà ieri l'ho risettato, però è come se boh, per esempio con Gaia mi pare che sta andando liscio. Sì, probabilmente sarà quel sito lì dove mi fa fare lo shutout che dà qualche piccolo problema. Allora, facciamo una cosa. E tos. Ah, mi sono scordato di settare la lingua. Murmur, l'ha detto proprio English, very English. Auguri, caro Moreno. Eh sì. Allora, Seagate Barracuda. Ah, questi sono gli hard disk, quelli belli performanti, quindi Barracuda 500 giga. Strano, molto molto strano. Allora, ecco qua, adesso si dovrebbe sentire. Applausi per Moreno. Mi sono scordato di riattivarlo. Marinoschi e tutti tutti. Mi è piaciuto con la pronunciation in inglese, in English pronunciation. Happy birthday, my friend, buon compleanno. E tunzi tunzi, non si dice tunzi tunzi, si dice e tuts.
Tonzi, tonzi. Vediamo un po' se funziona. Buon compleanno Moreno, auguri. Agri. Mi sembra di sentire stelle e olio. Stelio. Olio. Ah, questo è proprio chi caspita. Ah. Oh, questo dice che non ha mai fatto la manutenzione, mai pulito. Moreno, ma tu ogni tanto... Grazie, grazie. Ma ogni tanto tu lo fai a spennellare il computer, togliere un po' di polvere? O fai fare come alcuni che dicono, no, in casa mia non c'è un filo di polvere. Sì, devi dire le cariche elettrostatiche come lo prendono. Pensa che in maniera molto delicata, con il bidone aspiratutto, ho pulito il PC e poi c'ho, lo sai, no? C'ho l'impianto di raffreddamento custom loop, e quindi ho approfittato per aspirare tutta la polvere dalle intercapedini dei radiatori. Penso che io volevo mettermi a soffiare con il radiatore, con il compressore, però alla fine ho detto quello è bello potente, quello si succhia tutto. Infatti ha fatto hashtag via la polvere, praticamente ha aspirato l'impossibile, ha fatto un sacco di casino perché è bello rumoroso, questo sì, però ho subito notato come il sistema fosse molto molto più stabile. Ah, Morino, a proposito, allora per rendere più leggero Eurotrack, quando lo fai partire da Steam, devi... Ah, mi sono scordato di collegare. Devi selezionare la voce Save Mode. 32 bit o 64 bit in base al tuo sistema operativo. E ho notato che funziona. Infatti ieri con quel tipo di avvio è andato proprio liscio. La CPU e la GPU carica minimo, quindi l'ho fatta con tutti i settaggi alti, con invece la partenza standard con l'avvio standard mi va proprio in crisi il sistema. Infatti, devo essere sincero, mi ha stupito. Vediamo un po' se ci danno i punti. Gigabyte. Approfitto anche per salutare un altro carissimo amico che è Cirillo 1974, oltre naturalmente a Cayman Lore, che saluto, vi invito a passare ovviamente nel canale YouTube di Morino, ma vi consiglio anche di andare a seguire Andrea80Biella. Bob, il mitico DJ, ecco, e poi se siete appassionati di musica dal vivo, ragazzi, amici ed amiche, andate a seguire Bob DJ che fa musica dal vivo con i vinili, ragazzi, quindi stiamo parlando di old school DJ. E naturalmente vi invito a passare anche nel canale del nostro mitico... Grazie, grazie. Questo si è bloccato un'altra volta. Ovviamente, nel canale del nostro amico DJ R80, un altro carissimo amico che
è un altro DJ che fanno musica dal vivo, insomma, le cose belle, quindi qua giù mi raccomando, andatele a seguire. Allora, vediamo se parte. Caro Bob, buon pomeriggio a te, buon inizio di settimana. Oh, pare che funzioni. Benvenuto nel canale, visto che è la prima volta. Moreno, Gaia, vi invito, vi consiglio di andarvi ad iscrivere nel canale di Bob DJ, ma anche del nostro DJ R80, che adesso vi facciamo lo shoutout. E gli amici di YouTube, naturalmente, trovate anche il canale di mitico DJ R80. Bob, anche tu hai un canale YouTube? Fammi sapere, che così facciamo un po' di promozione anche al tuo canale. Praticamente PC Building Simulator è un simulatore di informatico, quindi dei PC. Ti vengono, tu hai una piccola azienda di informatica, ti vengono tramite web, tramite il computer, ti vengono fatte delle richieste di lavori. Tu puoi decidere se accettarlo oppure no. Dopodiché, man mano che vai avanti, oltre a guadagnare, sblocchi gli hardware, quindi le CPU, i processori, scheda madre, dissipatori, ad aria, poi più avanti vedremo a liquido. In questo gioco praticamente puoi riparare, anzi devi riparare, puoi overclockare, puoi anche assemblare, come in questo caso qui, che ci chiedono un PC che debba far girare al minimo Adobe Photoshop con le specifiche minime. Man mano che vai avanti, sblocchi anche dei software che appunto ti permettono di poter migliorare lo status lavorativo. E qui, per esempio, c'è Cryorig H5 Universal, che dovrebbe essere un dissipatore ad aria. È sicuramente tutta un'altra cosa rispetto al tuo ambito, insomma, che il nostro Bob è un bravissimo DJ, che l'ho scoperto grazie all'amico Harry, DJ R80. Vi invito a passare, naturalmente. Mi raccomando, ovviamente attivate le notifiche, altrimenti vi perdete le live e non va bene. Amici di YouTube, anche voi, mi raccomando, se avete il canale Twitch, venite a salutare, fate un saltino qua da me, ovviamente, ma passate anche dall'amico Bob. Mi raccomando, fate i bravi. Ma riparte un'altra volta. Allora, mo faccio così. Si è bloccato. Vediamo se parte. Completamente bloccato. Ah, mi sa che devo cambiare. Vediamo se va. L'ho messo fuori da quella cartella cattiva qua, che è su OBS. Mi sta dando un po' di problemi.
Diciamo un bel applauso anche al nostro Bob DJ e al nostro amico, il nostro amico Harry. Allora andiamo avanti. Nel frattempo, qui dobbiamo sostituire l'alimentatore che abbiamo già montato e anche l'hard disk. Vediamo se ci fa richiesta di qualche colore dei cavi particolari. Allora, vediamo un po'. No, ok, quindi abbiamo i cavi di color lime. Ho la vaga impressione che non ce l'abbiamo, quindi andiamoli a cercare. Green. Perché ovviamente poi bisogna anche ripristinare lo stato dei computer, quindi bisogna anche rimettere il cablaggio che serve con il colore giusto. Ti un po' di sottofondo. Allora, quindi ritorniamo qua. Il disco dobbiamo rimuovere. Riposizioniamo l'hard disk storage. Eccolo qua. È bello, molto simulativo come gioco, infatti per mantenermi, ah, non è questo, per mantenermi allenato dal punto di vista informatico, ogni tanto mi vengo a fare un piccolo esperimento qua. Come batteristi utilizzano il, come si chiama, il tap. Insomma, io faccio un uso di riflessi più. Ah, giusto, ci CPU. L'ho presa? No, mi pare che non l'ho presa la CPU. Vediamo un attimo. Speriamo di non aver fatto una cavolata. No, mi sa che non ci sta. Se 1300. Ah, mi sono scordato. Andiamola a prendere. Allora era 1400. E infatti è arancione il la CPU. Ah no. Allora, mettiamo fit DSPC. Poi ovviamente noi con alcuni pezzi usati possiamo fare anche altre cose. Ah, è rimasto bloccato, allora la togliamo. Carissimo. Allora facciamo così, vai. Il presidiamo la zappa storta. Buon pomeriggio. Bentornati. Oh, ah, giusto. Ecco qua. Ah, mamma mia, stiamo sfacendo questo piccolo lavoretto. Qui, fra le altre cose, hanno bruciato una CPU e non ho capito come hanno fatto.
Grazie a te ancora per la compagnia e il sostegno, eccetera, eccetera. Quando si ha bisogno, a disposizione. Allora, là, tutto a posto? Ah, perfetta, meno A. Ho tenuto il pensiero per questa cosa qua. E speriamo che tutto a posto. Meno A. Sciocchezze di caffè. Allora, adesso ci dobbiamo andare ad assemblare il PC, ma questo è piccolino però. Vediamo che tipo di hardware ci va. In win a uno black, vediamo un po'. Ecco, la vedo difficile. A uno, giusto? Vediamo un po'. Ah, allergia. Vabbè, che adesso fa caldo, quindi tutto sommato ci sta che si accalda un pochettino. L'allergia, queste cose qua, beh, quando sei sempre soggetto a sforzare un organo particolare, lo affatichi, di conseguenza lo stressi parecchio. A me fa un po' con gli occhi, infatti arrivato a un certo punto poi devo fermarmi. Allora, ATX. No, ITX. Allora, A1. Vediamo. Allora, PSU, ATX, ok. Vediamo cosa ci esce. PSU però, eh. Oh, me lo sono scelto bello complicato. ATX, eccoli qua. ATX, allora. Mettiamo i 600 watt. Allora, questo è Photoshop, quindi Adobe Photoshop, ecco qua. Un po' minimo, ok, quindi sta qua. Quindi ci servono scheda video con 4 giga di RAM, no, 8 giga di RAM. Allora servono 8 giga CPU G3009, ok, aspetta, però GPU 3009. Vediamo però micro com'è. Allora, mini ITX. Mamma mia, me la sono scelta proprio complicata. Vediamo scheda grafica. Allora, mini. Il mitico Harry, carissimo, buon pomeriggio a te. Proprio di te qualche minuto fa stavo parlando agli amici, sia qui su Twitch ma anche agli amici di YouTube. Li ho invitati a passarti a seguire nel tuo mitico canale. Buon pomeriggio a te, carissimo, e bentornato nel canale. Qui con noi in questo momento ci dovrebbe essere anche il nostro Bob DJ. Questa non è musica che sto suonando io, la musica da gioco.
E oggi qua ci dilettiamo un pochettino ad assemblare dei PC. Allora, vediamo un po'. Deve essere piccolo piccolo. Micro. Micro, micro, micro. E questo PC me lo sono scelto bello complicatuccio. Tutto bene. Sto portando avanti un po' questa situazione, questo giochino che è la quarta volta che lo ripropongo. Allora, questo 2485, mettiamo questa qui, va. Poi LGA 1151. 151, vediamo cosa ci propone. Questi sono i dissipatori, eccolo qua. Minimo, abbiamo detto. G3009, ok. G3009. Vediamo un attimo un po'. 5000. Allora, 2.8 Skylake. Skylake, vediamo un po'. Cosa ci dà? Allora, abbiamo detto il 3009, ok. Quindi prendiamo il 3009, poi un dissipatore qua, possiamo mettergli un dissipatore, anzi dobbiamo mettergli un dissipatore a basso profilo, per non andare intaccare, a toccare il vetro. Quindi vediamo un po'. Allora, questo è 40 e mezzo. Mezzo 40 45, però questa è M4, quindi non va bene. 45, eccolo qua. Gli mettiamo un bel Arctic Alpine. Ok, manca la scheda grafica. 750. 750 Ti. Questa mi sarebbe piaciuta averla, questa scheda grafica qua. In real life 750, 750, eccole qua. Allora, abbiamo messo un alimentatore da 600 watt. Allora, mettiamo questa Strix. Adesso però ci manca l'hard disk. Vediamo un po' se adesso quella lì possiamo mettere il disco MA1. Credo di sì, credo di sì. Allora prendiamo disco M1, M2, perdono, se ci sta. No, non l'abbiamo sbloccata ancora. Ok. Allora, facciamo così, gli mettiamo un disco da 2 SSD. Su uno gli installiamo il sistema operativo e sul secondo poi gli
lui si installa tutti i programmini che vuole. Anzi, no, no, mettiamo un SSD e mettiamo un disco meccanico per i dati. Sì, sì, perché essa chiede Photoshop. Allora, gli mettiamo, prendiamo un 2 terabyte sul quale lui fa lo storage, poi prendiamo, vediamo un po' gli SSD. A data non è male. Vai, un bel disco. Bella grossa. Allora, il che ce l'abbiamo? Alimentatore, scheda madre, processore, dissipatore, scheda video, i dischi, la RAM. Ecco, sta facendo un altro errore. 8 giga di RAM, ok. Vediamo un attimo la compatibilità. Massimo 2 e 4, ok, quindi 8 giga ci servono, 2 e 4, mettiamo 2 e 400, tutta la RAM che ha una frequenza più alta e sprecata, perché bisognerebbe overclockarla, però è un macello. Allora, vediamo un po', LED, Allora, visto che ci troviamo, no, deve essere a basso profilo, giusto. Corsair Dominator non se ne parla proprio. Peccato, ho scelto il case peggiore. Vabbè, diciamo così, mettiamo due banchetti di RAM da 4 giga, poi vediamo un attimo una cosa. Ah, qua ci vuole anche una ventolina. Quante ventoline? Allora, qua è una e due. Peccato che frontalmente non l'hanno messa. Queste dovrebbero essere da 120 mm, però dovrebbe supportare anche quelle da 140. Allora, vediamo un po'. Qua ci vuole un airflow esagerato, ci vuole, perché il case è piccolo e quindi deve areare il più possibile. Quindi facciamo così, RGB non se ne parla. Prendiamo questa qua, allora facciamo 1, 2, 2, poi eventualmente possiamo sempre riutilizzarle su altri. Allora, faccio arrivare questo, vai. Ci facciamo pure una bella scivolatina. Oppala! Ah, capparoscia. Spero di riuscire a montare sto disco meccanico. Allora, l'alimentatore l'abbiamo preso, ok. Iniziamo dalla scheda madre. Speriamo che... Oh no, lo sapevo. Doesn't fit. Vabbè, allora vabbè. Dobbiamo prendere un altro case. ATX, micro ATX. Ho toppato, poi ci ho toppato. Micro ATX. Cerchiamo di prenderne un altro piccolino. Questo potrebbe diventare il nostro futuro PC. Con quel case. Allora, scheda madre, abbiamo detto, una Skylake, giusto, abbiamo preso
Allora, Gabilic, Microatix, ok, vediamo un po'. Ah, il Razer Green, eccolo qua. Prendiamo questo. Ma domanda. ATX. Ok, PSU ATX. Dovrebbe andare, io non ho dubbio. Lo prendo. Che non si può mai sapere. Allora, prendiamo. Bello, vediamo un po' gli ultimi. Proviamo su Decker, eccolo qua. Mai preso. Ecco qua. Allora prendiamo il bigliettino e iniziamo subito la build. Come dicono quelli che parlano bene l'inglese. Oh, tutto questo. Ma anche il case. Oh. Ah, sta qua il case, eccolo qua. Eccolo qua. L'hanno spostato. Poi gli sostituiamo le ventoline pure qua. A disposizione, Harry. Anche nella vita reale lo faccio tuttora agli amici, a chi me lo chiede. Infatti il mio PC, l'ultima modifica, vabbè, a parte che l'ho costruito io, gli ho messo anche un impianto a raffreddamento a liquido, un custom loop. Quindi me la sono creata bella complicata. Diciamo che ci sono quelli che dicono che sanno, ma poi soldoni quando si trovano a dover poi dimostrarla se imbaccino, e quelli che lo sanno fare, però diciamo che non lo dicono, ma lo fanno. E io con questo giochino qua mi tengo in allenamento, sto aspettando che la seconda versione cali un po' di prezzo, perché vorrei provarla. Allora, mettiamogli subito subito due ventole per l'airflow, per avere un buon flusso d'aria. Allora, abbiamo detto, qua mo la 120 ci vanno, 140, quindi però arrivato a sto punto il dissipatore gliela possiamo mettere anche diverso. Oh, non fa questo. 120, ok, vai. Ui, Dennis, carissimo. Buon pomeriggio, anzi buonasera, buon inizio settimana, caro. Bentornato. Welcome back, my friend. Thank you so much. Prendiamo il dissipatore, quello là serio, qua. Vero che la CPU è quella che è, però facciamo tutto quanto. Allora, eccolo qui, Sport 33, questo è bello performante, fa un sacco di burdello, però vi lascia un bel flusso d'aria nel PC. Soprattutto adesso che fa caldo ci vuole una buona ventilazione. Beh, che mo i case sono tutti quanti aperti, quindi il problema non sussiste del surriscaldamento, ma prima i case erano chiusi. Ma anche il colore rosso, fammi vedere un attimo una cosa.
Photoshop. Ok. Quanto ci sta costando? Red, vai. Allora, prendiamoli tutti, va. La spesa la dobbiamo fare una volta per sempre, vai. Tutto in vetro. Ah, però c'è le ventole frontali in RGB, sicuramente che si portano gli RGB. Il vetro importante è lasciare un po' di spazio fra la parte posteriore del case e la parte anteriore, cioè dove espelli, da dove avviene l'espulsione dell'aria. Si può anche invertire, cioè aspirare da dietro e poi spingere l'aria calda verso la parte frontale. È atipica, però in base alla posizione del case può tornare utile invertire eventualmente il flusso d'aria. Ci sono poi delle ventole con tutta una serie di parametri da rispettare, cioè ci sono dei parametri che ti dicono quando una ventola ha un buon flusso d'aria, il flusso d'aria continuo, costante. Diciamo che io sono un po' non fissato, ma sono preciso su queste cose qua. Infatti mi hanno affidato anche l'assemblaggio di macchine piuttosto costose e quindi con CPU che scaldavano pure parecchio, e per ovviare ho dovuto optare per delle ventole un po' più performanti, più rumorose ovviamente, ma se collegate con un hub all'attacco della CPU, col sensore della CPU, quello le regola automaticamente. Poi avendo un buon flusso d'aria non ti vanno mai a giri pieni, quindi in teoria non si dovrebbero avere problemi. Questo lo mettiamo qua. La RAM l'abbiamo presa, ma non l'abbiamo montata. Allora, abbiamo detto due banchetti DDR4. Non so nemmeno se che sia DDR4. Oh. Quattro frontali e due posteriori. Dovresti fare una prova. Prendi dei fili di cotone, cerca di creare una piccola codina con 20 fili di cotone, mettili dietro le ventole e vedi di quanto spingono questa coda di cotone. Se vedi che l'alzano abbastanza, hai un buon ottimo airflow, quindi tutto sommato va bene. Se vedi che è un po' scarsino, allora dovresti eventualmente, se ovviamente le ventole non sono esposte al video, metterne una magari un po' più performante all'altezza della CPU e una alle spalle, in modo tale di avere un bel flusso costante di aria fresca. Infatti è per questo che io ho scelto questo tipo di ventole qua, perché hanno una pressione d'aria costante molto molto elevata, incluso ovviamente questo dissipatore, ovviamente a discapito della silenziosità, ovviamente. E però se aumenti le dimensioni della ventola, quindi non da 120 mm ma da 140, si riduce anche un pochettino il rumore e aumenta anche un pochettino la portata d'aria. Quindi queste sono una delle tante cose che faccio
quando vado a creare una build, come dicono quelli che parlano bene, quindi un assemblaggio. Quando crei una macchina c'è tutto uno studio alle spalle. Infatti prendo solo ed esclusivamente hardware compatibili al 100% e soprattutto stabili al 100%. Eppure dal 96 che c'ho questa piccola passione, quindi sono preciso. E anche su macchine belle, prestanti e anche di un certo valore, ho avuto la fortuna che non si sono mai lamentati. Proprio perché li creo come se fossero per me. Quelle macchine. E poi anche bello perché poi è una soddisfazione che qualcuno poi vada ad apprezzare anche ciò che fai. Allora, colleghiamo prima l'SSD per fargli caricare il sistema operativo e poi dopo colleghiamo il disco meccanico. Altrimenti mi carica il sistema operativo sul disco meccanico è nuova vita. Sulla CPU ha un'altra, sì, ovviamente deve dissipare anche il calore della CPU, altrimenti il sistema andrebbe in blocco. Infatti la prima cosa che quando mi dicono che il sistema non si avvia, o meglio che si avvia e poi si spegne subito, è quello della dissipazione della CPU, quindi la pasta termoconduttiva, che a volte il problema può risolversi anche eventualmente se la CPU scalda tanto, aumentando il flusso d'aria all'interno del case e ovviamente andando a prendere qualche dissipatore per la CPU un po' più performante, più grande. Allora, qua colleghiamo. E vediamo se parte. Anzi, dobbiamo vedere se ci fa funzionare, se ci dà corretta. Allora, questa la dobbiamo. Aspetta, questa qua. Ovviamente questa operazione non si fa mai a PC acceso, eh. Non azzardatevi mai a fare queste cose nella vita reale. Con le parti metalliche, quando sta girando l'elettricità nel sistema, perché ragazzi, buttate la scheda madre se vi va male. Tra le altre cose, bello sto fatto l'illuminazione live qua sotto. Allora, adesso facciamo un benchmark, vediamo un po' che punteggio ci dà. Ovviamente è un punteggio basso perché gli abbiamo messo una 750 più una CPU della serie G, ma è giusto per vedere un attimino come reagisce. Due fotogrammi medi 20, e beh sì, ovviamente con una CPU così dubito a farci girare anche lo stesso benchmark, che questo lo sta facendo in 2K, mi pare. Non è la risoluzione del mio monitor, ma è quella lì del PC che stiamo assemblando.
nel frattempo che questo termina, vediamo un attimino cos'altro bolle in pentola. Allora, abbiamo sbloccato una nuova scheda madre. Dice missing cable. Ah, giusto, dobbiamo ricollegare l'hard disk meccanico, mi stavo completamente dimenticando. Allora facciamo così, ci prendiamo là, tanto il sistema operativo l'abbiamo installato, quindi allora, intanto si può chiudere, sì. Se non ricordo male, il tuo case dovrebbe essere un Cooler Master, vero Harry? Se non ho visto male, o se non ricordo male. O può darsi che mi sto confondendo con qualcun altro. Oh, missing cable ancora. Perché? Ah, l'hard disk, ah, l'alimentazione, ecco, adesso funziona. Voci. Ovviamente, anche per gli amici di YouTube che guarderanno questo video, vi consiglio almeno ogni 2, massimo 3 anni di fare una bella spolveratina al vostro PC. Usate possibilmente pennelli a setola molto morbida, evitate se possibile le bombolette spray ad aria compressa. Se dovete pulirle con l'aria compressa, fatelo a distanza dalla scheda madre, aspettate qualche ora prima di accendere il PC perché potrebbe crearsi della condensa e ciò potrebbe andare ovviamente a rovinare l'hardware. Cosa importante, se avete schede madri che hanno 6-7 anni, un po' di spray per i contatti, pennellino dopo averle pulite la scheda madre. Ovviamente fate la stessa cosa per i dissipatori. Separate la ventola dal piano di dissipazione, spennellate, pulite, fate la stessa cosa anche sulla GPU, staccate le ventole, date una pulitina e se vi riesce mettete anche un po' di pasta termoconduttiva e andrete veramente sicuri che il vostro PC non soffrirà di temperature alte. Quindi mi raccomando, poi ovviamente dato per scontato di pulire anche un po' le ventole, che se è chiaro, ovviamente tutto a presa staccata, mi raccomando. Questo è quello che ho fatto pure io, caro Harry e cari amici di YouTube, con il bidone aspiratutto. Ovviamente, siccome io ho un impianto a liquido custom, cioè i radiatori, che era un po' problematico pulirli per bene dalla parte esterna, sono riuscito ad aspirare tutta la polvere e mo stiamo a posto. Sto a posto per almeno un paio d'anni. Allora, questo mi sa che non ci conviene farlo partire, altrimenti questo ci vuole un sacco di tempo. Allora, spegni questo, me lo consegniamo. Oh, tasto destro del mouse. Allora, vediamo un po' che quale sarà la nostra valutazione, la valutazione del nostro lavoro. Photoshop, ok. Ah, una cosa importante, negli ordini di lavoro prestate attenzione quando vi dicono sono fan di questa marca, sono fan di questa marca. Quella scelta influenzerà e influirà anche sulla,
sulla parte finale, sulla votazione finale. Quindi prestate attenzione ai piani, alle richieste di lavoro. Cosa importante che dico sempre: fate sempre una scansione. Ovviamente sto parlando di PC building. Scansione con l'antivirus. Molto spesso non ve lo chiedono, ma molto spesso ho trovato dei virus su PC che richiedevano altri lavori, e poi alla fine la recensione è stata ottima. Quindi adesso andiamo qua. No, 4 stelle, perché? Mi sa che mi sono perso qualcosa. Forse abbiamo sforato col budget, mi sa. Ah, parti usate, ecco perché. No, presa la scheda grafica usata, è tutto chiaro. L'aveva detto chiaramente che non voleva. Caspiterina. Ecco, fammi dire un attimo una cosa. Allora, questa qua, andando che... E questa la vendiamo, ci recuperiamo. No, messa... Andiamo un attimo i processori. Non ho capito che cosa ci ho messo di usato, ma va bene così. Ah no, andiamo un attimo. Qua mi sa che dobbiamo far passare un altro giorno, sì. Ci facciamo quest'altro giro di boa, poi andiamo a ballare tutti quanti dai nostri DJ Harry 80 e dal nostro DJ Bob. Allora, che altro ci vuole? Go to work, ovviamente. Vediamo se ci esce qualcosina. Allora, questo è sempre lo zio, non ci interessa. Allora, 3D per il momento non se ne parla. Allora, sostituisci il CPU e il dissipatore. Perfetto, questo lo facciamo. Questo dice no 3D, grazie. Allora, sostituisci la CPU, scheda grafica, 9 giorni. Ok, questa la prendiamo. Questa dice... Allora, intanto vediamo questa altra qua. Ok, allora, leggiamo con attenzione la richiesta di lavoro. Ci dice che, vabbè, il suo PC si è rotto, eccetera eccetera. Ci chiede di fare sta cosa entro 9 giorni. Dice, se puoi, mi piacerebbe, lo traduciamo così, avere dei cavi inguainati con la plastica rosa. Questo è molto importante. E poi dice che, vabbè, i componenti AMD. Andiamo a vedere la componentistica. Ok, quindi dobbiamo sostituire un Ryzen 5 e poi un Cryorig H7. Oh, Fern, grazie per il raid, buon pomeriggio a te. Mitico Fernbus, il nostro Neo Fern, che naturalmente Waiuni vi invita a passare nel suo canale. Iscrivetevi naturalmente, caro Fern. In questo momento con noi ci sono DJ R80 e il nostro Bob, DJ Bob. Dovrebbe esserci anche la nostra Gaia Moreno, non so se ci sta ancora, la Zappa Storta. Comunque, carissimo, buonasera e buon inizio settimana, e grazie ancora per il ride. Benvenuti a bordo. Ci facciamo una bella scuccatella di mani, vai! Ovviamente oggi è il compleanno del nostro Morino, e quindi anche lui ha fatto il giro di boa. Allora, AMD 1600X e Cryorig
H7. Ok, quindi 1600X e H7. 1600 il processore X H7. Prima che mi scordo. H7 dissipatore. Dovrebbe essere questo. Giusto. Ah, quad lumi, ok. Allora, quindi già stavamo sbagliando. Eccolo qua, quindi questo c'è gli RGB. Poi ci abbiamo l'altro PC, che cosa ci... Ah, i cavi rosa, mi stavo dimenticando. Allora, prendiamo i cavi, vediamo se ce l'abbiamo. Mi sembra di no, eh. E infatti, abbondiamo. Meglio abbondare che defiggere. Poi CPU, ok, l'altro ci chiede CPU e scheda grafica, ok. Lo stesso. Aspetta, forse mi sono confuso. Allora, vediamo un attimo una cosa. CPU air cooler. Ah, ecco, Cooler Master Air Pro. Queste non ci servono. Quindi un altro 1600X. Oh, ma sti processori li bruciano come se niente fosse, come se fosse acqua fresca. Com'era però? Vediamo un po'. Ecco qua. Allora, abbiamo preso i cavi, due processori. Ah, questo gli dobbiamo fare anche la scansione dell'antivirus, perché ci dice che se preme Ctrl Alt e Canc, fa dei bip e dice che escono delle cose, degli strani pop-up, quindi questi sono quelli che vanno navigando su certe, e poi dicono mi è... Vabbè, allora quindi abbiamo detto CPU e scheda grafica. Ah, la scheda grafica qua però. GTX Gamer XL. XL, vai. Vediamo Gamer XL 970. Quale delle due? Bella domanda. Lasciamo la scheda grafica in sospeso perché dobbiamo essere sicuri di sostituire quella corretta, altrimenti ci ritroviamo un'altra stellina in meno. AMD, quelli sono tutti e due CPU AMD. Ok, quindi dobbiamo, facciamo passare la giornata, così poi ci arriva il tutto e vediamo quello che ci serve. Ecco qua. Allora, fix, replace. Ah, vediamo subito questa qua. Allora, questa dobbiamo capire qual è la scheda grafica giusta da sostituire. Allora, questa è la Gaming 5. Ci facciamo quest'ultima qua, poi ci salutiamo. Allora, vediamo un po'. Inventory, eccola qua. Quindi ci vuole questa qua. Mamma mia, quanto mi sta costando. Vai. Ecco qua. Ci abbiamo il nostro generino, che ci porta le cose veloci veloci.
Allora, qui dobbiamo sostituire la CPU, ricordiamoci, dissipatore cryoring. Install, facciamo così. Ecco qua. Poi la scheda grafica. Perfetto. Questa qua ce la iniziamo a fissare. Poi naturalmente ci congediamo. Naturalmente, amici di YouTube, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Come sempre, per gli amici di YouTube vi invito a ad attivare i sottotitoli, perché ovviamente il canale sottotitola i suoi contenuti. Allora, vediamo un attimo se chiede qualcosa di particolare prima di allora CPU, non è questo, è questo qua. Pink, ecco qua. Ok, andiamo a sostituire i cavi con quelli che ci hanno chiesto. Allora, cable pink, ecco qua. Mettiamo tight plastic. Estremamente importante prestare sempre attenzione alle richieste di lavori, perché altrimenti rischiamo e rischiate poi, quando andate a fare ad incassare, quindi a concludere il lavoro, vi darà una recensione bassa. È assolutamente da evitare le recensioni non particolarmente alte, perché ovviamente ciò influirà anche sullo sblocco di alcune abilità. Cavi, ok. Facciamogli una scansione con l'antivirus, perché tante volte non si sa mai. Non lo chiedono, ma molto spesso, come vi ho accennato, può capitare che ci siano situazioni particolari. Perfetto, questo è pulito, a posto. Questo lo possiamo spegnere, lo mettiamo in uscita. E vediamo cosa ne viene fuori. Ancora una volta 4, perché? Boh, strano. Allora, questa non ci serve più. Replace CPU, replace air cooler, ok. Qua dobbiamo fare la scansione con l'antivirus. Allora, vai. Rimuovi.
Mi sono scordato di prenderlo. Il 6006. Questa la possiamo prendere anche al giorno successivo. Vediamo un po'. Anzi, concludiamo così. Allora. Allora, CPU. Ok, ah, perché ce l'ho usata. Quindi probabilmente prima per errore nella build precedente ho utilizzato materiale usato, quindi non va bene. Sei la più bella del mondo. Sei la più bella per me. Scansione. Per la i virus. Allora, fammi un attimo una cosa. Oh, allora, andiamo un attimo. Ah, riavvio, vai. Ci stiamo accingendo naturalmente a terminare questa live. Approfitto naturalmente per salutare e ringraziare tutti quanti voi che siete passati a salutarmi. Ringrazio DJR 80, ringrazio DJ Bob, com'era? DJ Bob, ringrazio la zappa storta, ringrazio il nostro mitico Dennis che mi è passato a salutare, ringrazio naturalmente tutti quanti voi, amici ed amiche di YouTube che avete guardato questo video fino alla conclusione. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like al video se vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Allora, concludiamo questo. Ecco, abbiamo preso il massimo. Quindi vi dicevo, adesso ci facciamo una bella carrellata. Quindi ringrazio. Ah, ringrazio ovviamente Neo Fanbus per il raid. Ringrazio il presidentissimo La Zappa Storta, Monsieur DJ R80. Poi ringrazio Dennis, Enrico, Oleari Enrico, ringrazio ancora Gaia, Bob Art DJ che vi invito a seguire, Moreno, chi altro devo salutare? La Gaia l'abbiamo salutata, naturalmente vi invito ad iscrivervi al canale e quindi grazie mille a tutti, thank you so much e... stato buono, aiuto, grazie. Ovviamente ringrazio moderatori e tutti voi, ecco. Grazie e buona continuazione. Stato buono, aiuto. Alle pendici del... alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.